in cui bisogna fare parecchi calcoli ed è questa. Esiti sono 6 e 7, uno un po' più semplice e poi il secondo sulle derivate, solitamente quindi un po' più impegnativo, soprattutto a livello di calcoli, però a me preme soprattutto che sia chiaro il procedimento per dirimere determinate questioni su questa, diciamo, funzione. Allora, riscriviamo un attimo la funzione e vediamo punto per punto. Allora, f di x uguale a... Allora, questa qua possiamo anche scrivere come radice... E alla 1 terzo è radice terza di x meno 1 e abbiamo più allora 1 fratto radice terza di x meno 1 al quadrato perché meno 1 fa in modo che vada al denominatore, quindi diventa un po' una cosa del genere. Quindi, ok, adesso cominciamo con le domande. La prima, dominio di f uguale a r o dominio di f uguale a r meno 1. E allora è evidente, vedete, che l'unico problema che può essere col dominio è perché al denominatore non deve risultare uno 0, se x uguale a 1 effettivamente il dominio viene 0, cioè il denominatore viene 0, quindi il dominio chiaramente sarà r meno il valore 1. Quindi diciamo subito che la A è errata ed è vera la B. Okay. Poi la C è limite per x che tende a meno 1 della funzione più infinito. Vediamo. Allora, limite per x che tende a meno 1 meno della funzione. Allora, la domanda è se viene questo limite qua, viene più infinito. Vediamo. E allora, andiamo avanti qua sotto, avremo un limite, se tende a meno 1, meno, allora, questo è 0, no? Questo vale 0, più 1 fratto. Allora, meno 1 meno è meno 1, qualcosa, no? Quindi, alla fine qua verrà fuori uno 0 meno valore assoluto al quadrato, quindi viene 0 più 1 su 0 più, insomma viene più infinito. Ok? Quindi ok, è vera anche la C. Quindi vera anche la C. La D, limite per x che tende a meno infinito, viene meno infinito, vediamo. Allora, limite per x che tende a meno infinito della nostra funzione e allora la prima parte è più infinito, cioè questo viene più infinito perché è meno infinito in valore assoluto, cioè vedete meno infinito meno 1 diventa meno infinito, valore assoluto è più infinito, radice terza più infinito, quindi avrete un più infinito più 0, perché più 0? Perché questo termine alla fine risulta 1 fratto più infinito, e quindi diventa 0, quindi viene più infinito, quindi è falso, ci siete? Falso perché non viene meno infinito, ma viene più infinito, via. Poi avete il limite per x tende a più infinito di f di x uguale a più infinito, vediamo. Quindi il limite per x che tende a più infinito della nostra bella funzioncina viene più infinito? Sì, perché dal primo termine è più infinito, il secondo termine, come abbiamo visto già da prima, va a 0, no? E quindi risulta più infinito, e quindi è vero. Bene, quindi la E è vera. Adesso f mette la retta di equazione y uguale a x più 1 come segno obliquo per x che tende a più infinito. Andiamo a vedere. Perché se x tende a più infinito, no, non ammette quello perché
Sì, potrebbe, scusate, sì, potrebbe ammetterlo perché in effetti più infinito viene più infinito e quindi potrebbe esserci l'obliquo. Cioè, questo, guardate, questa è la ricerca dell'asintota orizzontale, eh. È lo stesso metodo, per cui potrebbe anche averlo. Vediamo, proviamo a calcolarlo. Limite, rischio tende più infinito della nostra funzione. Fratto x, ok, e alla fine avremo, allora ci troveremo ad avere 10 terza x meno 1 fratto x, che chiaramente va a 0 perché va più velocemente x alla 1 che la radice terza del valore assoluto di x meno 1, no? Perché questa qua sarebbe la radice terza alla fine. Di x, no? Fratto x, che ovviamente questo qua tende a 0 perché il denominatore più forte è infinito del numeratore. Poi resta invece questo che viene 1 meno 3 fratto radice x meno 1 al quadrato per 1 su x, che chiaramente tende a 1 su infinito, che tende quindi a 0. Ok? Va bene, quindi non ha asintoto obliquo. Perché tra l'altro doveva venire, questo qua è il valore dell'm, no? Ve lo ricordo, guardate che questo qua è il calcolo del valore del coefficiente angolare dell'eventuale asintoto obliquo, ma a noi ci viene 0, invece deve venire 1, vedete? Quindi questa qua è falsa. Quindi a noi ci vengono B, C, BC. Ok, perfetto, quindi la risposta è la F. Adesso passiamo all'esercizio 2, ci dice, allora, dominio della derivata è uguale a R-1, cioè è uguale al dominio della funzione iniziale, quindi vediamo. Allora, per derivare vi ricordo che bisogna sempre dividere in due parti, nessuno i valori assoluti, e in 1 avremo un punto di discontinuità della derivata. Quindi, se per il valore assoluto maggiore di 0, cioè x maggiore di 1, vale la nostra funzione iniziale, cioè la nostra funzione che è radice terza del valore assoluto scusatemi, di x meno 1 più 1 fratto radice terza di x meno 1 al quadrato. Invece se x è minore di 1, allora la nostra funzione diventa radice terza di 1 meno x più 1 fratto radice terza 1 meno x al quadrato. Si invertono i segni. Quindi le nostre due derivate saranno, allora, vabbè, si può rispondere subito comunque alla domanda anche senza compattare, anche senza fare. Vabbè, comunque, deriviamo. Allora, F'1 chiamiamola prima, quindi allora sarebbe, allora senza derivare, cioè scriviamo ancora la funzione un attimo, scriviamola in questo modo, guardate, che viene un po' più semplice. Come era all'inizio, tipo, che viene più semplice il calcolo della derivata. Allora, un terzo x meno 1 alla un terzo meno 1 più, cioè meno, scusate, meno 2 terzi per x meno 1 alla meno 2 terzi meno 1. Ok, quindi alla fine la prima derivata, quella per x, chiamiamola così, che viene anche più semplice poi da ragionare, no? X maggiore di 1, questa derivata qua, viene allora un terzo x meno 1 alla un terzo meno 1, che viene meno 2 terzi. Poi abbiamo meno 2 terzi per x meno 1 alla meno 5 terzi, ok? Che equivale anche ad avere 1 fratto 3
la radice terza di x meno 1 al quadrato meno 2 fratto 3 radice terza di x meno 1 alla quinta. Ok? Sì, beh, è evidente che è evidentissimo che il dominio della derivata meno questa è r meno 1, insomma. Adesso facciamo anche l'altra, però sicuramente. Allora, una derivata è quella lì, la seconda derivata, cioè allora, scriviamo un attimo la funzione 2, no? Quella per x minore di 1, che è un po' diversa, no? Cioè simile comunque a un terzo. 1 meno x alla 1 terzo, più 1 meno x alla meno 2 terzi. Adesso la deriviamo. Viene 1 terzo per 1 meno x alla meno 2 terzi per meno 1, ok? Poi avrete meno 2, quindi più 2 terzi per 1 meno x alla meno 5 terzi, ok? Quindi alla fine avremo f'2 per x minore di 1 è uguale a 1 fratto 3 radice terza di 1 meno x al quadrato, è meno qua, scusate, meno, avremo più 2 fratto 3 radice terza di 1 meno x alla quinta. Beh, è evidente, insomma, che il dominio della derivata è r meno 1, insomma. Quindi diciamo che l'affermazione A è corretta. Poi vediamo la crescenza e tutto il resto. Quindi adesso dobbiamo analizzare, c'è poco da fare, bisogna valutare le derivate, insomma. Ecco. Quindi le derivate sono queste due. Allora, una è questa, ok, e l'altra è questa. Quindi andiamo a fare il calcolo della prima. Allora, anzi, facciamo subito la seconda, che è già qua vicino. Quindi niente, si fa minimo comune multiplo. Il comune multiplo è evidentemente 3 radice terza di 1 meno x al quadrato, cioè la parte in comune, diciamo, no? No, scusate, è la quinta, pardon. Cioè la parte in comune, sì, cioè non la parte in comune, scusate, la parte più grande, diciamo che è esponente più alto. Allora fate questo diviso il primo, resterà un radice terza, radice terza di 1 meno x alla terza, no? Quindi alla fine risulterà un meno 1 meno x, no? Sarà radice terza di 1 meno x alla terza, più 2, no? Più 2, basta, maggiore o uguale a 0, risulterà meno 1 più x più 2 fratto 3 radice terza di 1 meno x alla quinta, uguale a 0, quindi risulterà x più 1 fratto 3 radice terza di 1 meno x alla quinta, e allora x più 1 maggiore di 0, uguale a 0, x maggiore uguale di meno 1, e il resto, no? Il denominatore verrà 1 meno x, che la radice terza di x alla quinta, quindi possiamo fare maggiore di 1 con x minore di 1, sostanzialmente. Quindi avremo meno 1 e 1, ricordiamoci che siamo nella parte negativa, quindi sì, parte negativa, però scusate, per x minore di 1, vero? Ecco, minore di 1. E quindi avremo che allora quindi il nostro grafico di segno è un grafico di questo tipo, c'è un meno, c'è un più, ok? Perché il primo x maggiore o uguale di meno 1, scusate, maggiore o uguale di, no, ho sbagliato, scusate, rifacciamo un attimo il grafico, perché solo un attimo. Bella della diretta, eh? Allora, ok. Allora, ridisegniamo il nostro grafico di segno un secondo.
Allora, meno 1 è qua, poi ci abbiamo 1, allora il denominatore è positivo per x minore di 1 e il numeratore è positivo per x maggiore di meno 1, vedete? Quindi il nostro grafico di segni avrà un bel meno, un bel più e un bel meno, però questa parte è fuori dominio, per cui noi ci troveremo ad avere funzione decrescente crescente. Un minimo relativo in x uguale meno 1, ok? Molto semplicemente. Buono, perfetto. Adesso andiamo a valutare la seconda, derivata, che per noi era la prima, nel senso che abbiamo fatto prima la seconda, e adesso facciamo la prima derivata. Vediamo cosa chiedeva l'esercizio iniziale. Ah, sì, niente. Allora, vediamo le crescenze e decrescenze. Ok. Allora, adesso facciamo la prima che era quella là sopra. Cioè era 1 fratto meno 2. Ok. Allora, era 1 fratto 3 radice terza di x meno 1. X meno 1 alla quinta. No, aspetta, sì, alla quinta. Alla seconda, pardon, eccolo lì, meno 1 alla seconda, e abbiamo meno 2 fratto radice terza, 3 radice terza di x meno 1 alla quinta, vediamo se ho scritto correttamente, sì, perfetto. Facciamo il minimo comune multiplo, che sarà 3 radice terza di x meno 1 alla quinta, ok, quindi avremo. Il primo ci darà x meno 1, no? Come prima tipo. Poi ci darà, il secondo sarà un meno 2, ok? Quindi avremo alla fine da calcolare un x meno 3 al numeratore fratto 3 radice terza di x meno 1 alla quinta maggiore o uguale a 0, quindi x meno 3 maggiore o uguale a 0, x maggiore o uguale a 3 e x meno 1 maggiore di 0, x maggiore di 1. Facciamo il nostro grafichino dei segni. 1 e 3, ricordiamoci che questa è valida per x maggiore di 1, okay? Quindi abbiamo segno tutto intero e tratteggio per quanto riguarda il numeratore, quindi avremo meno più, quindi meno più in 3 avremo appunto un minimo x uguale a 3, un bel minimo relativo, ok? Avremo un bel minimo relativo. Funzione decrescente poi crescente. Ok, allora andiamo a vedere cosa ci chiedeva. Allora, funzione che chiedeva se è crescente in 1, 2, vediamo. No, 1, 2 bisogna guardarla. No, è decrescente in 1, 2. Non è crescente. Sì. Decrescente, non è crescente. Quindi via, AB. 3 è un punto, x uguale a 3 è un punto di minimo relativo per f, vediamo. Sì, minimo relativo abbiamo detto, perfetto. Quindi ci va bene, f è crescente in 4 più infinito, vediamo. Vediamo se è vero. Sì, è vero. F è concava, quindi adesso bisogna andare a vedere. In 6 più infinito bisogna fare la derivata seconda, ok? Quindi noi adesso avremo ACD. ACD, adesso resterebbe da vedere se sono vere una di queste due, cioè la concavità o il punto di massimo assoluto. Ma il punto di massimo assoluto possiamo già rispondere, senza fare neanche la derivata, perché
C'è un punto che ci chiedeva, se voi andate a vedere, che veniva un più infinito. Eccolo qua. Vedete? X tende più infinito, la funzione va più infinito, quindi il massimo assoluto non c'è. Quindi possiamo già dire che questa qua è sbagliata. Cioè, sbagliata, non è vera. Resta a vedere se è vera lei. Cioè, F concava in 6 più infinito. Allora, bisogna fare la derivata di quale funzione? Beh, di questa, insomma. Cioè, bisogna fare la derivata seconda di questa derivata prima, perché è quella, parla di 6 più infinito. No? Beh, allora, quindi se la derivata prima, diciamo così, è x maggiore di 1 è questa, x meno 3, questo sarebbe x meno 1 alla... Allora lo possiamo anche portare su, no vabbè, teniamolo qua, avremo 3 per x meno 1 alla 5 terzi, ok? Allora proviamo a fare la derivata seconda di questa. Allora, è una fratta, quindi beh, un terzo lo teniamo davanti, non ce ne frega niente, una fratta, quindi abbiamo derivata della prima 1 per x meno 1 alla 5 terzi, ok? Meno x meno 3 per la derivata di quella denominatore 5 terzi per x meno 1 alla 5 terzi meno 1, ok? Il tutto fratto x meno 1 alla 5 terzi per 2, cioè alla 10 terzi sostanzialmente. Nella fine verrà un terzo per... Allora, qua ci troviamo x meno 1 alla 5 terzi. Poi abbiamo meno x meno 3 per 5 terzi per x meno 1 alla 2 terzi a questo punto. 2 terzi. E sotto abbiamo x meno 1 alla 10 terzi. Allora, ci troviamo meno 1 terzo. Allora, raccogliamo questo punto. Allora, si potrebbe raccogliere che cosa? Beh, innanzitutto si può raccogliere l'x meno 1 alla 2 terzi. Alla 2 terzi mi resterà un x meno 1 all'interno, ok? Poi risulta meno x meno 3 per 5 terzi. Basta, resterà così. Fratto x meno 1 alla 10 terzi. Allora, noi quindi possiamo scrivere alla fine che mi resterà, alla fine il numeratore resta x meno 1 meno 5 terzi x più 5, ok? Fratto x meno 1 alla 10 terzi meno 2 terzi. Allora, quindi resterà praticamente. Resterà x meno 1 alla 10 meno 2 fa 8 terzi. Quindi radice terza di questo monomio alla ottava. Sopravviene 1 meno, resta 1 meno 5 terzi, quindi resta meno 2 terzi x alla fine, no? 1 terzi x più 4 praticamente. Sì, esattamente. Maggiore o uguale a 0, questo qua è sempre maggiore o uguale perché alla fine è elevato all'ottava, quindi maggiore di 0. Resta meno 2 terzi x più 4 maggiore o uguale a 0 di meno 2 terzi x maggiore o uguale a meno 4. Risulterà meno 2x maggiore o uguale di meno 12. Cambiamo segno, x minore o uguale di 6. Ok.
x minore uguale di 6, vuol dire che la funzione, questa qua era per maggiore, x maggiore di 1, no? 6, allora è positiva e dopo negativa, quindi positiva vuol dire così, negativa vuol dire così, quindi andiamo a vedere cosa diceva la funzione. Diceva che F è concava da 6 più infinito. Beh, concava matematicamente è proprio questa. Ok? La definizione di concavità in matematica è proprio quella derivata negativa. E quindi è perfetto, ok? Effettivamente in 6 più infinito è concavo. Quindi è vera anche questa affermazione. Quindi è vera anche la E. Quindi avremo A, C, D, E. A, C, D, E, e quindi la risposta è la B.